bambini che non hanno dei punti di riferimento sicuri e chiari, perché con tutta questa pedagogia on demand loro fanno la legge in casa e invece dovrebbero, come dire, essere in un certo senso bisognerebbe dargli un po' quello che si aspettano, cioè che noi gli spieghiamo anche un po', come dire, delle direttive del mondo, degli assi cartesiani del mondo, dove li abbiamo in un certo senso gettati, gettati lo uso in senso heideggeriano, gettati nel mondo, Quindi un'esperienza, l'esperienza, no, del nascere è l'esperienza da cui poi derivano tantissime cose. Quindi questi due aspetti oggi non sono assolutamente valorizzati nello stesso modo. Abbiamo una valorizzazione dell'attaccamento, non abbiamo una valorizzazione della separazione. Perché? Perché nell'attaccamento noi abbiamo il concetto di tutto, quindi ci teniamo in un certo senso il bambino per noi, e in un certo senso ce lo godiamo anche. Nel concetto di separazione, che è un concetto che inizia presto, poi vi dico anche quando, nel concetto di separazione ovviamente abbiamo una perdita, subiamo una perdita. La perdita di quello che era il bambino della simbiosi. Questa perdita va assolutamente fatta. E quando inizia questa perdita? Inizia subito. Inizia poco per volta, naturalmente, ma inizia subito quando, per esempio, nei giochi vocalici con il vostro bambino, il bambino comincia a produrre lui dei giochi vocalici completamente autonomi, quindi le glossolalie, le allazioni, questi giochi importantissimi. A un certo punto voi vedrete che il vostro bambino comincerà lui a dare questo segno di indipendenza, di autonomia, di invenzione della lingua che poi parlerà. Quindi la questione della strutturazione della lingua materna è fondamentale, nasce subito e quando il bambino comincia a inventare i suoni bisogna che abbia lo spazio per farlo. La invenzione glossolalica del bambino è la sua prima sublimazione, come diciamo noi psicanalisti, cioè la sua prima invenzione, la sua prima creazione. È la strada per la resilienza. La resilienza, cioè la capacità di un essere umano di resistere ai traumi del mondo, perché non possiamo certo pensare di risparmiarglieli, perché altrimenti come la conigliano, no? Cioè non un essere umano, un essere umano cresce, si sviluppa e e diventa quello che diventa attraverso qualcosa che gli è costato la pelle, quindi attraverso dei traumi, attraverso delle frustrazioni, attraverso dei no. Dato che noi invece oggi tendiamo a non dargli, a non fargli vivere queste cose ai nostri figli, abbiamo dei bambini che avranno proprio problemi seri con la gestione della propria autonomia, della propria, e dei no che riceveranno dal mondo. Quindi non è semplice questo, ma è importante. È importante perché questa cosa comincia ad avvenire subito. La prima separazione vera avviene verso i 6 mesi, no? La prima separazione è quella del parto, naturalmente, ma la prima separazione in cui è coinvolto anche, come dire, lo spirito, l'inconscio, la prima mentalizzazione del bambino avviene subito, avviene verso i 6 anni e i 6 mesi quando comincia appunto a giocare con la voce. Giocare con la voce, la voce è il suo primo gioco, è il primo tentativo di essere autonomo. E da questo punto in poi, questo gioco poi diventa sempre più linguistico, quindi da questo punto in poi noi dobbiamo certamente pensare che la bocca di questo bambino metaforicamente è fatta più per inventare attivamente che per ricevere continuamente un nutrimento materno. Questo lo dico perché un altro aspetto di questa pedagogia è
la regia attuale, voi sapete, la pedagogia alle mode, no? Come tutte le cose, purtroppo, quindi una volta non si doveva adattare, non si doveva smettere troppo presto, troppo tardi, adesso non si deve smettere troppo presto. Ma diciamo che ogni madre e ogni figlio ha una sua tempistica, quindi non c'è una regola generale, ma quando interviene il gioco linguistico, il linguaggio, la creatività del bambino, passivizzarlo un po' meno lo aiuta nella indipendenza, lo aiuta nel suo percorso di individuo, che è questo quello che noi dobbiamo pensare, che noi stiamo come dire, dando al mondo degli individui, mettendo al mondo degli individui. Questo cosa significa? Che in questa prima fase la separazione è molto difficile, molto dolorosa, e ci sono dei casi classici, no? Vi porto per esempio il caso di Winnicott. Winnicott aveva in cura questa bambina che si chiamava Esther, è un famoso caso. Che cosa succede? A 6 mesi questa mamma fa una cosa stranissima e terribile, che è quella di prendere questa bambina e gettarla in un canale a 6 mesi della bambina. Questo gesto, attenzione, viene fatto da questa mamma non prima che la mamma si sia assicurata che sul bordo del canale ci fosse un